Iniziato tutto nel lontano 2011, avevo 18 anni e decisi di iniziare a giocare a poker, ma così, cioè, senza ovviamente chissà che pretese, insomma, era un passatempo come un altro. Poi ho avuto ovviamente alti e bassi il primo periodo, cioè non è che è stata un'ascesa completa e totale. Quasi nessuno ai miei risultati, ma perché c'era? Cioè, fanno tutti altre attività. Tant'è che ho lasciato quasi ogni altra attività che svolgevo per dedicarmici a pieno, insomma. Cioè scuola compresa, all'epoca lasciai scuola, per dire. I miei genitori stessi all'inizio erano un po' restii a darmi fiducia, poi dopo, piano piano, le cose sono migliorate, insomma. Cioè se ti faccio la media dell'anno scorso sono anche già 8.000 euro al mese. Io giocavo diciamo dai 15 ai 20 tavoli in contemporanea. Sto facendo le iscrizioni. Questa è la room dove l'anno scorso ho vinto la classifica. Ok, è una room, è fatta, mi tocca quell'altra. Ma ad esempio ho completato 10 iscrizioni, però sono distribuite per tutta la sera, no? Cioè fino a mezzanotte a me mi si apriranno tavoli. Sono stato autodidatta perché diciamo tante persone attuano un percorso formativo tramite coach, cioè pagano proprio gente più preparata perché è un gioco in continua evoluzione, quindi ti sta sempre a studiare. Soprattutto magari i colpi, quelli che, dove ti sei trovato in difficoltà, te li segni, te li salvi e li rivedi, li rivedi, li rivedi e capisci perché magari ti sei trovato in difficoltà, no? Sicuramente c'è le predisposizioni, poi comunque dedizione, cioè devi applicarti, devi studiare, c'è molta matematica, nel senso che è una cosa per cui poca gente è portata. Sono quelle persone pure abbastanza irriverenti, ripeto, che tendono veramente a fare poca autocritica, mi urtano abbastanza. Ci sono le statistiche dei giocatori in perdita. Attualmente, sì, come no. Mi sa finito i soldi perché non lo trovo più il mitico GG. Come perdi piuttosto che analizzare il tuo gioco, tendi magari a dadito a leggende metropolitane del tipo i server sono truccati o quant'altro, perché appunto loro si approcciano come se stessero giocando ai cavalli o non so, ai cani o a qualsiasi altro gioco d'azzardo. Infatti va fatta pure una scissione con i giochi d'azzardo, che secondo me sono tutt'altra cosa. Il gioco d'azzardo, ad esempio, cioè le slot machine. Io che abilità posso avere? Qua prevale il merito, è un gioco molto meritocratico e poi fondamentalmente non è che stai giocando contro lo Stato, contro il banco, cioè siamo io contro te, io mi siedo qua col mio account, altra gente da casa si siede col suo account, invece dite alle slot, stai giocando contro lo Stato che ovviamente fa sì che i soldi che la macchinetta mangia sono molti di più di quelli che poi te va a ridare. La mia giornata tipo dipende, cioè vivo molto la giornata perché appunto, cioè, se ad esempio come ieri vinco un torneo posso fare le 6 del mattino, più tardi finisci più soldi fai nei tornei, però da l'una posso finire all'una, diciamo orario corbita dall'una alle 6. A ogni ora quando scatta i 55 abbiamo una pausa di 5 minuti. Quindi alle 21.55, 20.55 abbiamo pausa, però cioè, pure dire se andare a fa pipì è un problema quando c'è tanti tavoli, cioè, manco fa pipì. Lo so, è alienante, è stressante. A volte c'è le giornate veramente finite, ti svegli a giornata finita. 3:30, 4 del pomeriggio, però non è che c'ho un orario, insomma. Cioè, questo è l'orario in cui dovresti stare con la ragazza, capito? Io tra 10 minuti comincio a lavorare. Quindi, cioè, è problematico, è problematico. Rapporti insomma non troppo seri, uno riesce più o meno a stringerli, però ecco, il rapporto con la presenza è più complicato. Anche quando magari vinci cifre importanti, comunque cioè, festeggi qua da solo dietro al computer, non è mai, non c'ha mai il sapore vero della vittoria come dovrebbe, no? Guarda, Questa è la classifica dell'anno scorso, il guadagno 2014 di questa poker room, questo sono io e il guadagno. Questo annuale sempre su una sola poker room, io ne gioco tutte e tre, considera, cioè io non ho proprio più il valore dei soldi. Quello purtroppo lo perdi, perché lì a giocarti cifre importanti, così in una sera, poi quando c'hai soldi in mano non sei proprio più abituato a dargli il valore poi effettivo, insomma.